macedone Popacev il vincitore della 51esima edizione della Capri Napoli, la gara valida quale tappa conclusiva del Grand Prix FINA, la parte di Coppa del Mondo riservata alle gare di nuoto di fondo superiori ai 10 km. Ed è festa per l'Italia grazie a Edoardo Stocchino, che con il suo sesto posto di oggi conquista la Coppa del Mondo a pari merito con l'altro macedone Stefanoschi. Tempo del vincitore 6 ore e 16 minuti. Notevole l'afflusso di pubblico sul lungomare per assistere all'arrivo della gara e dal circolo canottieri che ha ospitato la premiazione. Questo è un evento straordinario, 36 km di mare tra Capri e Napoli, e ci proietta sempre di più verso le Universiadi. Del resto i 5 anni che abbiamo lasciato alle spalle hanno caratterizzato Napoli come città di grandi eventi sportivi, e quindi questa è una strada importante anche per il messaggio che dà lo sport, anche in memoria quest'anno di un giovane, di Giulio Travaglio. Quindi lo sport è anche etica, è solidarietà, è ricordo, è fratellanza, è valori importanti per vivere meglio.